Saio rosso con pettorina plissata bianca e cingolo rosso per i neoconfratelli, mentre le consorelle hanno indossato uno scapolare formato da un medaglione che riproduce il simbolo della Santissima Trinità. Sono questi momenti salienti del solenne rito della vestizione di 15 nuovi trinitari che ieri sono entrati a far parte dell'arcisodalizio sulmonese, un momento atteso da 9 anni che corona il sogno del rettore Antonio Di Nino e del maestro dei novizi Andrea Lauterio, che ha seguito il percorso di formazione dei nuovi trinitari assieme al direttore dell'ufficio Fraternite, Don Gilberto Squategue, l'arcivescovo di Ancona Osimo, Monsignor Angelo Spina, già vescovo di Sulmona, e all'attuale pastore diocesano Monsignor Michele Fusco. Tutti in prima fila hanno ricevuto il saio rosso dai padrini, lo scapolare dalle madrine, fra preghiera, emozioni e bagno di folla. Ai confratelli e alle consorelle non può mancare la preghiera, non possono mancare i sacramenti né le opere di fraternità e carità cristiana, raccomandato Don Gilberto ai neotrinitari nel corso della Santa Messa che ha celebrato assieme a Don Emanuele De Filippo. Mentre il rettore dell'arcisodalizio Antonio Di Nino e il maestro dei novizi Andrea Lauterio, in preda all'emozione, hanno rimarcato che la vestizione è un punto di partenza e non di arrivo. Un'attesa veramente lunga, quasi 10 anni, siamo tutti felici, contenti di questa cosa. Io sono particolarmente emozionato perché questa, diciamo, si suggella questa cosa che arriva proprio alla fine del mandato del consiglio direttivo, quindi siamo riusciti a, ecco, portare queste vestizioni dopo 10 anni, e per noi è veramente una grande gioia. Dopo tanti anni di astinenza significa che comunque riportare gente nuova, ragazzi che comunque seguono l'arciconfraternita nella sua bellezza, nella sua tradizione, a me non può che fare piacere, perché significa continuare a vivere, continuare a esistere. I nuovi trinitari sono Florin Alois Antoni, Sharon Acquaro, Paolo Casciani, Antonella Chiarelli, Mario De Capite, Nicola De Deo, Flavio De Filippo, Antonio De Santis, Vittorio Di Bacco, Francesco Di Clemente, Francesco Forcucci, Carlo Lagatta, Luigi Luca Antoni, Marco Turchetti e Fabrizio Valente. Sicuramente un momento di grande gioia, poiché io personalmente sono nata dentro l'arciconfraternita della Trinità, perché mio padre mi portava sempre e dopo ogni processione io mi prendevo da lui la placca, i guanti, il saio, perché volevo entrare anch'io a far parte della confraternita, e finalmente oggi, dopo tanti anni, ci sono riuscita ed è una gioia grandissima. Sono diritti ma anche tanti doveri, ecco, quindi siamo felici e ancora tanti auguri ai ragazzi.